personaggi nascosti, proibiti, mai raccontati. Pensato di ricorrere al documento più obiettivo che esiste, come l'obiettivo di una macchina fotografica, la fotografia appunto, sicché ci rimangono delle foto straordinarie dei brigantessi e briganti, tra cui la foto di Michelina De Cesare di Terra di Lavoro, provincia di Caserta, la quale combatté fino alla fine accanto al suo uomo che era un ufficiale dell'esercito borbonico che aveva rifiutato, e forse poteva avere ragione, di cambiare divisa. E fu fotografata armata di tutto punto, lei capo, brigantessa, imprendibile, finché una delazione la tradì e fu uccisa e di nuovo fotografata. E poi c'è un'altra immagine, anche quella molto indicativa, che è del peggiore di tutti i briganti, l'inafferrabile Ninco Nanna. Le fughe a cavallo, i monti, le lunghe marce stancanti e le grotte che puzzavano di capre, i capelli miei lunghi dentro i cappellacci, i pantaloni ruvidi, il fucile, i pugnali, il sangue degli ammazzati, la gioia di essere scampati. Non ci possono acchiappare, a noi no. È la penultima notte d'agosto. Dopodomani comincia settembre e tra poco arriva l'autunno. Mi piace l'autunno, nacque d'autunno. 30 agosto 1868, finisco qui, a 27 anni. Io non so contare, ma mi sembrano pochi. Dammi un mantello, mi vergogno. Coprimi, sento freddo. Qui, nella piazza di Vignano, nuda. Mio fratello, traditore. Coprimi, sento freddo. Ma com'è successo? È stato un attimo. Come la libertà. Un attimo. Thank you.
così che va la guerra, così che va il racconto, e che sud e sud, così va il mondo. Siamo maledetta la sua storia, siamo maledetta questa.